Eccoti Matteo, finalmente ti ho trovato. Ma che fine hai fatto? Non ti trovavo più. Stavo facendo colazione. Adesso stai facendo colazione, ma prima di fare colazione cosa stavi facendo? Stavo dormendo. Ma dormivi? E infatti ti vedo che sei ancora in tenuta da letto. Ma che bel pigiamino che hai. Adesso cosa stai facendo? Stavo facendo colazione. Ah, appunto, me l'hai detto già 10 volte. E come fai tu colazione? Fammi sapere, informami di questa cosa. Miele Nesquik, dove lo metti questo miele Nesquik? Nel latte? E infatti vedi un latte di un colore nerissimo. Troppa energia, dopo chi ti mantiene? Attenzione, vediamo chi è arrivata qui. Ciao, come stai? Chi sei tu? No, ti sei girato, te ne vai. Ciao, ecco, se ne è andato. Matteo, fai presto colazione perché ho un bel regalino per te. Un pacco misterioso. Guarda che pacco. Chissà cosa ci sarà dentro. Sì. Lo apriamo insieme? Camilla, vuoi aprire il pacco con noi? Hai finito? Dai, sì. Lo apri col pigiamino questo pacco? Sì. Sì, dai, dai, perché non vedo l'ora di aprirlo. Sono troppo curioso. Allora andiamo sul nostro tavolino. Tavolino. Ed eccoci. Ma come? In cucina abbiamo lasciato un Matteo e qui ci troviamo un Super Mario? Non ci posso credere. Ma non è che questa M qui sopra sta per Matteo? Hai ragione, vedo anche questi super baffi di Super Mario. Fammi sentire come dici Mario. Mario. Ma allora sei proprio tu, l'originale a casa mia. Non ci posso credere. Allora, Super Mario Matteo, in cucina dicevamo che dobbiamo spacchettare un pacchetto super misterioso che ci è arrivato direttamente nella tazza del latte. No. Non è vero, stiamo scherzando. E allora siamo pronti ad aprirlo? Sì. Uno, due, via. Dov'è il pacco? Non lo vedo. Eccolo. Devo abbassare la telecamera. Scusami, dai, apriamo, vediamo cosa c'è dentro. Sono curioso. Oh, oh. C'è un magazine. C'è un magazine? Vediamo. Sì. C'è un giornalino? Vediamo. C'è cosa c'è? Niente. No, è scomparso tutto quello che c'era lì dentro. È il giornalino delle Trabots che noi leggiamo sempre perché le loro storie ci divertono tanto. Dov'è? Super Mario, non ti vedo più. C'è scomparso dietro le Trabots. E ora cosa facciamo? Il nostro video finisce qui? Super Mario? No. Abbiamo già spacchettato. No, attenzione! Super Mario Matteo in testa a te, è comparso un soldino di Super Mario. Oh, cerchiamo di prenderlo, dai, salta, prendilo. Mario, l'hai preso, bravissimo. E adesso cosa sarà successo con questo soldino? Oh, vediamo qui dentro. Sì, dai, perché mi hanno detto che questa è una scatola magica. Vediamo se il soldino è finito lì dentro. Oh, cosa c'è lì dentro, Matteo? C'è Super Mario, scusami. No, c'è una bustina dell'Elasticorps. Io direi di aprirla e vedere cosa sono questi Elasticorps. Tu sai cosa sono? No. Sai, Super Mario, neanche tu sai? Allora lo dobbiamo scoprire. Apriamo subito questa bustina. Vediamo che cosa esce. Sì, che sono curiosissimo. No, ma è troppo bello. Cioè, bello non tanto perché è un muco praticamente. Sì. E questo Elasticorps, cosa fa Matteo l'Elasticorps? Fammi vedere. Oh, attenzione. No, 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 guarda lì, è diventato lunghissimo. Che testone. Mamma mia, ma fa riderissimo. È troppo simpatico. Vai Matteo, allungalo al massimo. No. Guarda, ma sei Super Mario, è una forza incredibile. Eccolo, molleggiamo un po'. Fagli fare una giravolta, dai. Giravolta. Oh, eccolato, Super Mario. La tua forza è troppo esagerata. Mamma mia. Allora, Matteo, in questa bustina esce anche un bellissimo magazine dove possiamo vedere i nomi. E si chiama proprio Moco, perché secondo me questo è un muco. Qui dentro cosa c'è? Vediamo. Ah, è la checklist. No, guardate, sono anche quelli speciali che si illuminano. I super maxi sites. Guarda qui, incredibile. Adesso ne dobbiamo trovare altri. Dobbiamo trovare altri soldini. Vediamo dove compaiono soldini. Eccoli sul divano. Forza Super Mario Matteo. Ecco, Super Mario Matteo tenta di andare sul divano. Forza. Primo soldino. Vai col secondo soldino. Adesso deve scendere dall'altra parte. Guardate com'è atletico Super Mario. Forza Super Mario. Ce la puoi fare. Attenzione Super Mario. Forza. Ecco, si è incastrato. Forza Super Mario. Ti do una mano, dai. Dammi una mano, ti faccio scendere. Adesso che mi ha dato una mano.
Ma figurati, ti ho visto un po' in difficoltà, sai come quel pancione di Super Mario, ecco, ostacolava un po' i tuoi movimenti. Io ti consiglio di andare un po' in palestra. Ecco, ti iscrivi a questa palestra, così ti metti in forma. Allora, due soldini, quindi cosa troveremo nella super maxi box, maxi non tanto, nella nostra box magica mystery, cosa troveremo? Vediamo un po', uno, due, via! Sì, cosa sì, cosa c'è? Non vedere, no! Ce ne sono due bustine di Elasticorps! Guarda, questo qui! Dai, apriamone uno che sono curiosissimo di vedere chi c'è all'interno di quella bustina. Attenzione, ecco, ecco, ce la puoi fare, Super Mario? Secondo me non è solo un po' una questione di pancia. No, questo è Dracula! Mamma mia, che denti! È terrificante! Dai, facciamo un po' di tortura, allunghiamolo! Oh, guarda! Oh, che testone che l'abbiamo allungato! Guarda qui! Ma che cos'è? Ciao, non è una testa questo, questo è diventata una palla. Mamma mia, ragazzi, guardate! E adesso passiamo. Ecco. Diventa normale. Ah, così diventa? Normale! Ah, normale, vediamo se è diventato normale. Ecco, lo sta aggiustando perché si modellano! Prendiamo l'altra bustina e vediamo un po'. Ecco, no! Fammi vedere questo chi è! Forse questo è il mio preferito. Eh sì, e lui è Dottor Smile. È un pagliaccio malefico. Dai, torturiamo un po' quest'altro pagliaccio malefico, quest'altro mostro allungabile, quest'altro Elasticorps. Lungo, lungo, lungo. Guarda qui. Si è abbassata la testa. Matteo, alzagli un po' la testa a questo malefico. Dai, fallo un po' volteggiare nell'aria. Vediamo come volteggia. Super Mario Matteo, hai fatto volare il nostro caro amico malefico. Abbiamo detto che si chiama Dottor Smile. E adesso, Matteo, dobbiamo andare alla ricerca di altri soldini. Ecco, altrimenti come facciamo a trovare altri Elasticorps nella super scatola magica? Sì. Allora dove andiamo? Dimmi tu. Ecco, in giro per casa. No, no, attenzione, l'ho visto lì, luccica! Proprio vicino alla porta d'ingresso, prendi, prendi! Bravo! Dai, vieni da quest'altra parte, c'è un altro! Pumba, 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 pumba! Bravo! Dai, 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 prendi il soldino! Bravissimo! I soldini presi, andiamo a vedere la scatola magica! Sì, andiamo a vedere! Eccoci alla scatola magica, vediamo questa volta quante bustine troveremo. Speriamo tante, speriamo tutte, speriamo infinite. Quante ne abbiamo trovate? Due. Vediamo chi c'è qui. Dai, forza, Super Mario Matteo. No, ma questo è Sporticus. C'è anche il numero sulla maglietta. E che occhi cattivissimi. Io direi di fargli un po' di torture, dai. Tiriamolo, facciamogli... mamma mia, che lungaggine che hai fatto! Forza, Elasticorps, facci vedere come tira... No! Gli è uscita la pancetta sotto le mani. Matteo, togli le mani e gli facciamo vedere la pancetta. Eccolo. Vai, Super Mario. Vediamo. Oh, vediamo. Lui si chiama Blob. Guarda, è proprio un mostro di fango? Sì. Allora lo vorrei allungare, allunghiamolo un po', Matteo, facciamolo diventare lunghissimo. Il culetto. Oggi dicono queste cose in pubblico. Guarda che testa. No. Mamma mia, sembra un blob fantasma. E noi gli mette le mani in faccia. Poverino, non vede niente se gli mette le mani in faccia. Adesso dobbiamo trovare un altro soldino, perché voglio aprirne almeno un altro, dai. Forza, dove possiamo cercare Super Mario? Eccolo lì, soldino, corri, 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 vai! E vai! Vai, soldino, se ne sta... Ah, passi di qua! Non fa scappare via il soldino, fa... Ma perché questa cosa difficile? Ecco, si incastra! Il soldino se ne va, devi fare presto, non puoi fare così... Ecco, Ole, ce l'hai fatta! Forza, ecco! No, 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 era lì! Dove l'hai preso il soldino? È qui lì, nell'angolo, nell'angolo! No, ma Super Mario, ma ci vedi? Il soldino è lì, nell'angolo! Eccolo, forza! Prendilo, bravissimo! Forza, corri! Che adesso dobbiamo andare a vedere se nella magica scatola troviamo un altro mostro! Vai, 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 apriamo! Vediamo quante bustine troveremo! Quante ne sono? Una! No, una sola! Io le volevo le trovare tutte e 12! Ci mancano ancora i mostri che si illuminano! Dai, Matteo, scusami, Super Mario, fai un'altra magia, ti prego! Fammi tante altre! Non le posso fare! Non le puoi fare! È finita la tua
la tua potenza magica è terminata. Va bene, dai, adesso apriamo questa bustina qui, allora. Ecco, bravissimo. Oh, vediamo quale mostro. Per un attimo si è flashato, chissà perché. Si è bloccato forse il videogioco. È rimasto fermo. No, guardate. No, ma questo è mostruosissimo. Ma chi è questo? C'ha una testa di bomba praticamente. Allora prendiamo la checklist, perché questo non lo conosco, caro Super Mario. Eccola. Vediamo. Ecco, lui è Vladi. Allora, caro Super Mario, hai trovato Vladi. Ecco. Ma questo è rosso proprio come Super Mario. Sarà un tuo parente. E questo Super Mario era l'ultimo mostro di oggi. Mi raccomando, rimanete sempre con noi, andate a vedere gli altri nostri video. Soprattutto iscrivetevi, perché Super Mario adesso si metterà in forma e farà tanti video salterelli. Sì. Ecco, tanti video dove farà le capriole, tanti video dove farà le evoluzioni, le ruote. Che cosa farà più? Non lo sai ancora. E allora, alle costruzioni. Le cose, perché Super Mario fa le costruzioni? Sì. Ah, ecco. E allora, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mettete tanti pollici in su e ci vediamo al canale. Condividete con tutti il mondo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.